Ed eccoci qui, una nuova uscita, una cosa molto molto semplice. Oggi ho avuto questa giornata libera improvvisa, quindi ho voluto prendere l'occasione di fare una piccola escursione. Questo video è sponsorizzato dalla Motion VFX. Tutti gli effetti grafici, transizioni e titoli che vedi nei miei video, anche in questo, sono plugin per DaVinci Resolve e Adobe Premiere o Final Cut sviluppati dalla Motion VFX. Perché uso questi plugin? Perché funzionano dannatamente bene, sono versatili, ottimizzati per funzionare sia con Windows che sul Mac ed ora anche per DaVinci Resolve su iPad. Voglio creare un titolo accattivante, una transizione d'effetto o un effetto grafico per migliorare la fruizione dei contenuti nei miei video? Ne ho decine di disponibili, totalmente personalizzabili, grazie a un'interfaccia d'utilizzo molto semplice. I plugin sono disponibili per DaVinci Resolve, Final Cut e Premiere e ce ne sono per tutti i gusti e necessità. Se produci video ti consiglio di darci un occhio, trovi il link al sito qui nelle note dell'episodio. Non so cosa troverò dal punto di vista fotografico, tanto salgo perché ho la prima parte che è particolarmente in salita. E adesso prendo per questo sentiero via Zuel. Wow, bello. Qua mi butto proprio in mezzo alla neve. È morbida qui. Bella morbida. Penso di aver trovato qualcosa di interessante qui, andiamo a fare una foto. Ho preso l'abitudine di lavorare con il 70-200, mi trovo un po' in difficoltà con il 14-35, fin troppo largo per le mie necessità. Qua AF9 sono a 2 centesimo a 100 ISO. Mettiamo a 400 così andiamo a una velocità di sicurezza. La velocità di sicurezza c'era già a un 2 centesimo ovviamente, ma preferisco stare un po' più comodo e tanto non sono i 200 ISO che fanno la differenza su queste macchine ormai. È bello perché c'è il sole che va e viene sulle nuvole, quindi ogni tanto, cioè la stessa scena subisce dei cambiamenti sempre interessanti. Ok, andiamo avanti. Dopo, tornando indietro, me le faccio tutte con il 70-200, queste scene qua, perché veramente ci sono di quei spiragli interessanti, con il grandangolo si perdono, a meno che non vada a croppare, ma con il 70-200 secondo me potrei tirar fuori tanti bei particolari. Che bello! Guarda che neve! Non so se con la GoPro le vedete, intanto io sto sprofondando, ma lì si vede Venezia da qua. Si vede benissimo la laguna e si vede proprio l'isola di Venezia. Veramente veramente bella. Adesso facciamo una foto. Intanto mi sto congelando le gambe, ma wow, ne faccio una in orizzontale, anche una in verticale. Ho fatto una varia serie di scatti perché non riuscivo mai a fermarmi sul punto giusto dove volevo, quindi ripeto gli scatti. Bella, molto carina, andiamo avanti. Tra l'altro doveva essere una giornata stupenda, invece sono venuti fuori questi nuvoloni che sono
tipici di questo posto, non è mai così stabile il tempo qua in questa posizione, e quindi mi ha dato anche uno sfondo interessante. Altra cascina anche qui, molto belle, cavolo di averne una. E qui si procede per la strada, che anche qui linea, opla, qui una foto ci sta, abbiamo le linee davanti agli occhi. L'unica fregatura è che più io sto fermo e più sento freddo. Sono vestito per camminare, quindi quando mi fermo con questo freddo che c'è qui, sarò a meno 3, meno 4, mi raffreddo subito. Invece quando cammino sto bene. Prendiamo le linee e poi vediamo il risultato a casa. C'è solo un aspetto che mi preoccupava, per il fatto che tenendo leggermente sottoesposto, perché la macchina tendeva a sovraesporre, mi vedevo gli alberi tanto scuri. In realtà dopo quelli li recupero facilmente, quindi probabilmente era solo un'impressione data dal mirino. Lì c'è la casetta col bel fumo dal camino che viene fuori, mi immagino già il caminetto bello caldo. Probabilmente qualcuno che viene a farsi weekend qui. Oggi è venerdì, ho trovato prima l'auto, probabilmente il proprietario che viene qui a passarsi il fine settimana. Posto spettacolare, silenzio, non c'è nessuno. Una bella pozza ghiacciata. Wow! Un borgo anche qui, ma guarda che bello. La cosa forte è che si perde completamente il senso dell'orizzonte in questi contesti con la neve e tutto. Quando metto la fotocamera mi sembra di essere dritto con l'inquadratura, invece ho la bolla che mi dica che sono tipo piegato di 20 gradi, una roba assurda. Cioè, ho lo schermo del mirino particolarmente buio, devo aumentare un po' la luminosità. Adesso fa decisamente più freddo di prima, probabilmente in questa conca prima ero sui meno 3, sarò lì meno 4 gradi credo, non so se arrivo a meno 5. Oh, wow, l'albero qui. E dopo quando torno indietro lo faccio con il teleobiettivo, non c'è storia, guarda che roba. Per di qua, se voglio andare avanti, mi servono le ciaspole. E qua invece ci posso ancora andare. Bellina sta prospettiva qua, con l'albero là in fondo. La comodità della neve, poter piantare la cam che mi riprende ovunque col suo bastoncino, perché intanto sta dritta, quindi posso fare la foto. Tanto per dirti che luce c'è qui, sono a 100 ISO, F9 e scatta a un 1250esimo. È uscito il sole un po' e qui c'è veramente una superficie di diamanti. Mi sembra che ci sia anche un punto d'osservazione. Bellino. Certo che qui si prospetta bene, guarda che strada. Dopo da là avrò la vista sicuramente della laguna. Quattro chilometri di andata. Dopo dovrò farne 4 di ritorno.
vedo che ci sono tante postazioni per l'osservazione degli animali. Questa cosa non l'avevo notata nel tempo. Bello. E qui c'è tutta la pianura veneta, si vede fino a Venezia, adesso è venuta su un po' di foschia, quindi si intravede appena, ma si vede il mare tranquillamente. Andando adesso per di là, che c'è foschia sulla pianura, ho un primo piano molto molto scuro, ci sono degli alberi, un boschetto, e c'è il sole che fa tanta tanta luce, e apparentemente non c'è nessun interesse dal punto di vista fotografico. In realtà, dopo, inquadrando bene, ho visto che posso giocare, creare un bianco e nero o fare dei contrasti veramente potenti, e viene fuori una silhouette che potrebbe essere interessante. La vediamo dopo, monitor casa, ma intanto vado a fare la foto. Eccola qua. Così chiudo anche tanto il diaframma in modo da avere tanta profondità di campo. Potrebbe essere qualcosa di interessante effettivamente. E continuiamo, andiamo fino a lì, poi vediamo se tornare indietro, perché se faccio troppi chilometri dopo devo anche farli tornando indietro. Alcuni di voi mi hanno chiesto informazioni sul gancio che utilizzo per tenere qui la fotocamera. È un gancio per spallacci, per zaini, per cinture della Peak Design, si chiama Capture, versione 2 o versione 3, non ricordo, l'ultima versione comunque. È ottimale? No, non è ottimale, se devo essere sincero. Ci sono tante cose che non mi piacciono su questo attacco, però per ora è comodo, è una soluzione che mi torna comoda per agganciarla qui, aver sempre a portata di mano la cam, come qualcuno di voi ha già notato. Si può anche mettere sulla cintura, ma poi mi sbatte con l'obiettivo sulle gambe, preferisco qui sul spallaccio, che non dà fastidio. Adesso ti faccio vedere una cosa che qui ho davanti. Vedi lì, Montello, se è più limpido si vedono anche i colli iberici, lago di Revine. Che posto, ragazzi. E che silenzio. Si sente solo un po' di fruscio venire su dalla pianura. E niente, alla fine sono sbucato su una proprietà privata, famiglia Scottà. Complimenti per il posto che si sono trovati. Veramente complimenti. Se stanno guardando questo video, veramente bravi, bella, molto molto bella. Posto stupendo. Invidio questo posto, invidio. Niente, adesso cambio obiettivo, metto su il 70-200 e faccio il ritorno con 70-200, così come al solito prendo prospettive differenti con un obiettivo anche differente. Quindi adesso trovo un posto dove appoggiare lo zaino. Un thermos col tè caldo è una roba micidiale su questi posti. Mi sono scaldato subito, mi sto godendo il panorama, il paesaggio, tutto bello bello bello. Ci voleva 4,5 km, e quindi adesso torno indietro. I miei 9 km del giorno me li sono fatti con un sole splendissimo che mi sta illuminando. Cambio obiettivo fatto, 70-200, e torniamo indietro. Ed ecco qui l'alberello
che ho fotografato più noto, lo fotograferò anche dalla prospettiva che è la più bella secondo me, però posso già giocarmela qui con qualcosa di buono, è notevole. Qui 200 mm è casa sua, se lo mangia a colazione questa prospettiva, grandiosa, molto minimal. Qua ogni minuto che passa ottieni un qualcosa di diverso, perché il sole si sta spostando e quindi è già radente sul versante e quindi proprio cambia sempre le ombre, la lunghezza, veramente incredibile. Ed eccomi qua, wow, è stata dura tornare su, ma lì abbiamo un paesaggio. Adesso andrò giù, un po' più giù lì, e inquadrerò col 70-200 col teleobiettivo in modo da catturare una prospettiva che avevo visto prima, che presumo che col teleobiettivo venga molto molto bene. Bello. Qui intanto ci sono gli uccellini, stanno saltando un ramo all'altro. Vabbè, andiamo per di là. Allora, sblocchiamo l'obiettivo, giù e via. Ma sai che forse viene meglio se mi tiro in piedi? Eccola qua, così. Così probabilmente viene meglio. La situazione delle nuvole era più bella prima, adesso è un po' peggiorata la situazione, ma e niente, la fortuna non mi sta assistendo in questo caso, perché arrivano giù i nuvoloni e dopo si dissolvono appena arrivano un po' più in basso, quindi andiamo avanti e faccio altre foto, anche perché cominciano a essere le 5:30 e non fa ancora luce per tanto, quindi devo anche arrivare all'auto. E lo si capisce anche qui dalle ombre, guarda come sono lunghe, il sole sta proprio tornando giù. Che bella fogliolina qui, facciamo una foto. Qua finisce la vista del sole per me, perché adesso inizierò la discesa sulla zona più in ombra e anche più fredda, quindi iniziamo. Ora qui la luce, ciao. Adesso cercherò di fare quella foto che ti dicevo agli alberi con 70-200, appena vedo uno scorcio che mi piace sparo il mio scatto con 70-200. Se devo essere sincero, fa meno freddo di quello che pensavo adesso. Prima secondo me faceva più freddo. Niente, con gli alberi non riesco a trovare un qualcosa di interessante, non c'è luce, sono pienamente in ombra, quindi è totalmente piatto e non riesco a trovare un qualcosa di interessante. Peccato, ma magari ora che arrivo alla macchina qualcosa mi salta fuori, però non ci nutro tante speranze. Troppo basso con gli ISO, devo andare almeno a 400 qua. La vedo un po' troppo chiara sul display della cam, ma questo succede perché ho la luminosità al massimo. Prima eravamo al sole, invece adesso è un'altra cosa, insomma. Cioè un F5.6 non basta, devo andare a chiusure altissime, altrimenti si vede lo stacco tra gli alberi. Bene, andiamo verso l'auto. E siamo arrivati alla fine anche di questo video, grazie di avermi seguito fino a qui, spero di averti fatto vedere un bel posto, trovi la traccia qui sotto in modo da poter anche vedere il percorso e rifarlo se vuoi anche tu venire qui, se sei da queste parti. Io ancora una volta ti ringrazio e se il video ti è piaciuto ti chiedo solo di mettere un like al video, eventualmente iscriverti al canale se ti interessa essere aggiornato o aggiornata sulle mie prossime pubblicazioni, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Alessio.